partita molto difficile contro una squadra veramente forte, per quello sono tre punti importanti che ci aiutano ad andare avanti. Cioè, hai creduto comunque sul fatto che Gonzalez ti avrebbe dato palla con Dai Vai? Sì, no, ormai lo conosco, c'ha grande fantasia, è un grande giocatore e mi aspettavo la palla in mezzo. Poi ormai poteva anche tirare e ha preferito passarmi, ma si è fidato di me e mi ha fatto veramente un bel assist. È stato un po' una svolta questa cosa, perché hai dato più fiducia, hai dato poi la palla a Boccalone per un possibile raddoppio, ti ha dato anche più, cioè anche più, sei stato più sciolto, più disinvolto, sei cresciuto molto, sei andato anche in difesa a recuperare un pallone. No, ma io fino adesso ho aspettato il mio turno, poi oggi volevo dare il mio contributo, penso che l'ho fatto, sicuramente posso fare di più, soprattutto il primo tempo. Era un po' fuori dai giri, però nel secondo tempo poi mi sono trovato meglio e ero andato più bene. Quindi c'è tre centrali dietro, sono stati trovando bene, mi pare che sia un modulo che il mister ha riproposto con il primo tempo, dopo il secondo tempo di Luca l'ha riproposto il primo tempo. Sì, oggi rispetto alla partita di Luca abbiamo provato a giocare un po' più la palla, perché comunque il nostro campo te lo permette, mentre Luca le condizioni non erano giuste. E poi sia con Simone, sia con Cino, che con, anche con Fissore, un ragazzo splendido che si allena alla grande, siamo in quattro, ci giochiamo il posto, c'è una sana concorrenza e per il momento stiamo facendo bene. Simone Scavrani è un cliente fastidioso? Sì, è un cliente fastidioso e soprattutto devi tenerlo lontano dall'aria, perché quando ti entra in aria è pericoloso, protegge bene la palla, però oggi a parte un'occasione che è stata creata nel primo tempo, è stato il nostro passaggio sbagliato, ma non è che abbiamo concesso tanto. Ricordate un attimino, guardando avanti, prospettiva, quattro primi posti, quattro vittorie, di questo cambia qualcosa, cambia il vostro atteggiamento, Piacenza diventa un ostacolo altrettanto? No, anche perché quello che farei domani ti sarà un altro provino, un altro test, quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo. I complimenti che ancora oggi vanno al gruppo, oggi cambiavano quasi 7 undicesimi dalla partita contro la Lucchese. Questo ti dimostra che è un gruppo intelligente, umile, e i ragazzi che oggi hanno giocato si sono fatti trovare pronti e hanno dato una grossa mano a tutto il gruppo. Quindi qui non ci sono né titolari né panchinari, siamo tutto un gruppo. E spero che anche quando le cose non andranno così bene, comunque saremo ottimisti e positivi verso il collaborato che abbiamo. Visto che non è una cosa così frequente il turnover così pesante, vi ha sorpreso il mister quando vi ha comunicato la formazione? Quello che c'è un po' prima di Sottili, che ha detto tutte le 6, il mister non sa tutte le 6. È una cosa che comunque ci ha detto all'inizio dell'anno, che l'avevo anticipato anche prima della partita. Abbiamo questa fortuna che siamo tutti sullo stesso livello e quindi la possiamo aspettare. L'ultima, scusa Fish, ma in 90 minuti. Dei 7 undicesimi? Sorpreso no, perché anche ci ha detto subito iniziando che ognuno avrà la sua possibilità e per quello l'importante era farsi trovare pronto e penso che tutti quanti che adesso hanno giocato un po' di meno hanno fatto vedere che possono starci tranquillamente dentro il titolare. Quindi vi aspettate un altro turnover a Piacenza, un altro lì? Forse vanno un attimino conservare di là. Uno spera sempre di giocare e farsi uguale pronto, quello che ci auguriamo tutti noi. Poi alla fine quando non lo rifarai il giorno dopo il massimo allenamento per metterlo in difficoltà. Grazie.